Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Ebbene sì, con la chioma sfoltita e dei tempi di attesa tra un video e l'altro che nemmeno io Toby, sono tornato. E quindi, come festeggiare questo ritorno in grande stile? Ovviamente con uno di quei video facili facili ma anche sfiziosi sfiziosi. Oggi infatti vi mostrerò come dipingere un bronzo ossidato. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, stappate le boccette e iniziamo. Bene, questo è il BITS su cui vi mostrerò come dipingere un bronzo ossidato. Ho sfruttato appunto questa parte finale di uno standard degli nani, visto che appunto è tutta in metallo. Prima cosa da fare, dopo aver applicato il primer rigorosamente nero quando si lavora sui metalli, è applicare il primo colore di base, che è il Baltasar Gold. Dopo un paio di mani di Baltasar Gold, questo è il risultato, bello shiny. Però noi non vogliamo un effetto shiny. Infatti, lo step successivo è applicare una lavatura su tutto quello che abbiamo dipinto con il Baltasar di Agrax Earthshade. Io qui applico l'Agrax normale, non la versione gloss. Perché? Perché quello che voglio ottenere quando vado a lavorare sui metalli invecchiati è che perdano la lucentezza, quindi non uso una lavatura con finitura lucida, ma uso quella standard che ha una finitura più satinato opaca. E vedete appunto che dopo la passata di Agrax il tono del nostro bronzo si è smorzato decisamente, non è più lucido ma è molto più opaco. Quello che bisogna fare adesso è applicare su tutta la zona uno strato di Ethermatic Blue, il contrast, che ci serve per iniziare a virare un pochino il colore verso le tinte del verde rame. Qui lo applico su tutta la superficie, non solo nei recessi. Dopo aver applicato l'Ethermatic Blue, questo è il risultato. Vedete appunto che già ha assunto una tinta più tendente al turchese rispetto a prima. E sempre comunque con questa finitura tendente al satinato, che di sicuro non è luccicante come il colore di base. Adesso inizia il lavoro di invecchiamento vero e proprio. Qui utilizzo un vecchio colore che è l'Oak Turquoise. In alternativa potete utilizzare come nuovo colore o il Temple Guard Blue o il Sotek Green. Fate voi, uno è un po' più azzurro, l'altro è un pelo più verde. Qui va a gusto. Comunque, utilizzo un colore diciamo tendenzialmente turchese, molto diluito, quindi almeno 3 a 1, quindi 3 dosi di acqua per una di colore, e lo applico in tutti i recessi, diciamo così, tutte le pieghine.
In questa fase, quindi con il primo turchese, diciamo così, non serve essere precisi, potete anche sbavare un pochino. Perché? Perché questo qui in pratica è solo uno sketch, quindi è solo un abbozzo di quello che poi sarà il vero lavoro di invecchiamento, di weathering. Andate avanti che comunque di roba ce n'è ancora. E questa è la resa dopo il primo shade, diciamo così, di turchese. Quello che bisogna fare adesso è creare un mix con una parte di turchese, quindi il colore che avete usato prima, unito a una parte di Nargling Green, diluirlo come prima in 3:1, quindi tanto colore, tre volte deve essere la dose di acqua, e applichiamo questo mix, stando però attenti non ad applicarlo in tutti i recessi, ma solo alle parti più basse. L'ultimo step, prima di applicare delle piccole lumeggiature, è applicare delle piccolissime lavature, quasi dei dot, diciamo così, delle punte, di nylac oxide, nei recessi estremi. Io qui, come accennato prima, sto applicando il mix solo nelle parti più basse del modello. Perché? Perché il verde rame va a depositarsi per gravità, perché cola, appunto, nelle zone più declivi del modello. Inoltre, ricordatevi, quando state dipingendo qualcosa che deve essere invecchiato, quindi un metallo, come in questo caso, less is more, quindi piuttosto che dare uno strato di colore troppo carico o troppo saturo, diluite di più e fate un paio di passate più leggere, perché vedrete che l'effetto finale migliora facendo così. E dopo aver applicato dei dot di ossido, applichiamo dei dot di luce, quindi con la shot copper, quasi delle piccole profilature, dei puntini, diciamo così, sulle zone più in rilievo del nostro stendardo. Bene, questo qui è lo stendardo, finito, bello invecchiato, bello grimdark, ho già fatto il video, quindi è solo uno stendardo di bronzo invecchiato. Quindi, come sempre, se avete qualche richiesta particolare, qualche suggerimento, commento qui sotto, pigiate sulla campanellina per ricevere notifiche di tutti i nostri video e di tutte le nostre dirette, e come sempre, alla prossima! Ah, dimenticavo.
Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.